catturato, non va bene. Ragazzi, sono preoccupato. I dati recenti mi stimano qualcosa di grosso all'orizzonte. Diciamo che questo Plum Cake rappresenti la normale energia psicocinetica nell'area del centro di Mondella. Secondo i riferimenti di stamani, questo dovrebbe essere lungo più o meno 12 metri ed avere un peso approssimativo di 300 kg. Questo sì che è un bel Plum Cake. Saremmo sull'orlo di una quadriconvergenza, un'onda di energia psicocinetica dalle allarmanti proporzioni. Ruben, il campione che mi chiese. Puoi anche poggiarlo lì. Come regge la griglia di stoccaggio? Non bene. Digli del Plum Cake. Cosa c'entra con il Plum Cake? Rispondo io. Pronta, acchiappa fantasmi. Sì? Ho capito. Mi dia l'indirizzo. Arriviamo subito. Cosa succede? Era l'amministratore di un palazzo in Gendero. Ha detto che almeno 3 appartamenti sono infestati e che alcuni inquilini sono stati inseguiti da doppi natalizi. Che vi dicevo? Il palazzo in Gendero. Prepariamoci. Ok, possiamo ancora salvare il Natale. Non perdiamo altro tempo, andiamo! L'amministratore ha detto che gli appartamenti infestati sono 2 al 12° piano e 1 al 13°. E le famiglie dove sono? Sono state già evacuate. Quindi non c'è nessuno. No, meglio così. Prima di salire è meglio accenderci gli zaini. E ovviamente l'ascensore non funziona. Sì, siamo al buio. Siamo quasi, il PKE ci dà un segnale forte. Quando siamo al 12°, pesatemi, vado in volata. Finalmente siamo al 12° piano. Ma chi ci abita in questo palazzo, con tutte queste befane? Alessio, andiamo nell'interno 1, mentre Ruben e Miriam nell'interno 2. Va bene, accendiamo i walkie-talkie e restiamo in contatto. Andiamo. Allora, secondo me questo albero lì è il punto di massima intensità. Eccoli, li vedo! Andiamo a controllare, forza! Ah! Ho visto qualcosa, vicino all'albero!
controllo con il pick up aereo. Sì, Ruben, hai ragione, il segnale proviene proprio da lì. Ma che cosa sono? Calzini natalizi, direi. Manifestazione autentica da figura in terra. Prova a dire qualcosa. Salve, chi siete? Oppure chi eravate? Andate via e non tornate mai più. Ruben, prendiamoli. Dai, arrestiamo gli gnomi zuccheratori. Due figure intere di quinta classe. Anche noi, due vapori ad erranza. Va bene, ci incontriamo sul pianerottolo. Ok. Ruben prende le giappole e le va a svuotare. Va bene, passo e chiudo. Ok, ci vediamo sopra. Siamo arrivati al 13°. Aspettiamo Ruben e Miriam. Oh, è arrivata Miriam. Ruben ancora non è arrivato. No, proviamo a chiamarlo. Ruben, mi ricevi? Ruben, mi senti? No, non risponde. A questo punto, visto che non risponde, vado a controllare io giù. Va bene, io e Miriam iniziamo ad entrare. D'accordo, ma state attenti. Il segnale è forte. Luciano, è là. Yeah, guys.
prova. Il l'atrio del palazzo era tutto ricoperto di melma verde e c'era anche il nostro zainetto con dentro una trappola vuota, ma di Ruben non c'è traccia. Guardate. Va bene, poi lo dobbiamo analizzare. Oh, disgustoso. Ruben, mi ricevi? Non risponde. Risolvevo un problema per volta, adesso ne abbiamo un altro. Ok, forza! Albero spennacchiato! Torna da dove sei venuto! Da Re Miriam! Io vado a prendere la trappola! Usate il raggio di circonfusione! Afraid of no